Vi faccio l'esercizio numero 40, studio della funzione. Quindi ho preso questa funzione y uguale alla radice quadrata di x fratto 3 elevato a x più 1. Cominciamo dal campo di esistenza. Un campo di esistenza, cioè il dominio della funzione. C'è una radice quadrata, quindi l'espressione sotto la radice, cioè x maggiore o uguale a 0. Il denominatore invece è diverso da 0 sempre, quindi posso anche non scriverlo, oppure lo metto qui 3 elevato a x più 1 diverso da 0, sempre verificato, perché 3 elevato a x è positivo più un altro 1, quindi è positivo. Quindi il campo di esistenza praticamente è da 0 in poi, quindi x appartenente 0 incluso fino a più infinito. E quindi il grafico della funzione non c'è a sinistra dell'origine, cioè a sinistra per gli x negativi, quindi è localizzato il grafico tutto quanto nel primo e nel quarto quadrante. Il secondo punto, facciamo intersezione con gli assi coordinati, intersezione assi, due punti, quindi diamo x uguale a 0 e calcoliamo da y, quindi se date x uguale a 0, radice di 0 è 0, 3 elevato a 0 1 più 1 2, quindi 0 diviso 2 viene 0, e quindi c'è l'origine di coordinate 0 0, che è un punto del grafico della funzione, quindi il grafico passa per l'origine. Adesso il terzo punto, lo studio del segno della funzione. Segno di y, è evidente che y è maggiore di 0 sempre, maggiore o uguale, comunque ad eccezione, eccetto qualche punto, ma facciamo maggiore o uguale a 0, sempre verificato, in quanto la radice per definizione è sempre positiva, massimo 0, e il denominatore è positivo, quindi il grafico è tutto localizzato sopra l'asse delle x. Adesso il quarto punto, facciamo limiti eventuali asintoti, limiti asintoti, e quindi dobbiamo fare i limiti nelle estremità del dominio, quindi in 0 e in più infinito. 0 è incluso, quindi basta fare x uguale a 0, però l'abbiamo già fatto, quindi non c'è bisogno. Dobbiamo fare soltanto il limite per x tendente a più infinito. Limite x tendente a più infinito della funzione, radice quadrata di x fratto 3 elevato ad x più 1. Non c'è bisogno che lo facciamo, questo è infinito su infinito, ma nel denominatore non è infinito di ordine superiore, in quanto c'è 3 elevato a x. È una funzione esponenziale. Se vogliamo farlo, magari possiamo anche applicare il teorema dell'Hôpital. Quindi facciamo derivata del numeratore, limite x tendente a più infinito, derivata radice di x 1 fratto 2 radice quadrata di x fratto derivata del denominatore, derivata di 3 elevato a x, 3 elevato a x per logaritmo naturale per log di 2, log della base, quindi per log di 3. Quindi se lo aggiustiamo un po', viene limite x tendente a più infinito, sopra c'è 1 fratto, questo passa tutto al denominatore, quindi 2 radice quadrata di x. Abbassiamo un po' la telecamera leggermente, così lo vediamo. 2 radice quadrata di x per 3 elevato a x per logaritmo di 3. 3 elevato a x per log di 3. Per logaritmo di 3. Ok. Quindi se vedete c'è log di 3 sotto. Ok. Uguale, quindi questo limite, uguale 1 diviso. Sotto è tutto infinito, 3 elevato a più infinito, dice, quindi 1 su più infinito, 1 su infinito, 1 su infinito uguale a 0. Quindi il limite x tende a più infinito, il risultato viene 0. Quando x tende a infinito, il risultato viene numero finito, si ha un asintoto orizzontale. Y uguale a 0, l'asse è ascisse, quindi, e
e un asintoto orizzontale. Orizzontale. E quindi l'asse della scissa è un asintoto orizzontale, quindi facciamo tratteggiata, quindi il grafico si avvicina distante dall'origine, si avvicina infinitamente all'asse di x senza mai toccarlo. Quindi finito il quarto punto, faccio il quinto punto, faccio una piccola pausa. Quindi il quinto punto, facciamo lo studio della derivata prima, quinto punto, quindi derivata prima, cioè max min. Massimi, minimi, punti stazionari, crescenza, decrescenza, quindi crescenza, puntini, puntini, e quindi dobbiamo fare lo studio della derivata prima, y' uguale. È una frazione, quindi denominatore al quadrato, 3 elevato a x più 1, tutto alla seconda. Dobbiamo fare derivata del numeratore 1 fratto 2 radice quadrata di x. Per non derivata del denominatore, quindi per 3 elevato a x più 1, e poi meno non derivata del denominatore radice di x, per la derivata del denominatore che è 3 elevato a x esponenziale per logaritmo della base, per log invece derivata di 1 uguale a 0. E quindi viene questo qui. Posso fare il minimo e il multiplo anche se c'è qualcosa da raccogliere, però non c'è da raccogliere, quindi uguale scrivo qua. Quindi sotto c'è 3 elevato a x più 1 tutto alla seconda, mentre sopra se faccio il denominatore comune minimo e multiplo 2 radice di x, lo metto anche questo 2 radice di x qui sotto. E quindi qui c'è, quindi 3 elevato a x più 1. Meno radice di x per 2 radice di x per radice di x, radice di x per radice di x fa x, quindi meno 2x, che moltiplica 3 elevato a x per logaritmo di 3, per 3 elevato a x per logaritmo di 3. Quindi questa qui è la derivata prima. Quindi aggiustiamo, uguale, mettiamo 3 elevato a x in evidenza, 3 elevato a x che moltiplica 1, c'è meno 2 logaritmo di 3 che moltiplica x, e c'è 3 elevato a x che l'ho raccolta in evidenza, quindi che moltiplica, vediamo tra parentesi, che moltiplica x. Benissimo, e c'è ancora più 1, tutto fratto. 3 elevato a x più 1 alla seconda, c'è un 2 davanti, mettiamolo davanti, 2 radice di x. Quindi questa è la derivata prima. Per studiare questo, il segno del denominatore è sempre positivo perché è tutto positivo, quindi radice di x positiva, 3 elevato a x più 1 sono tutti positivi, mentre il segno del numeratore lo dobbiamo fare graficamente perché non si riesce a esplicitare la x. Quindi il numeratore maggiore di 0 vuol dire 3 elevato a x che moltiplica 1 meno 2, mettiamo x davanti, per logaritmo di 3, tanto sono numeri, coefficienti 2 e logaritmo di 3, più 1 maggiore di 0. Portiamo 1 a destra e dividiamo anche con 3 elevato a x, quindi andrà a destra con meno 3 elevato a meno x, cioè praticamente qui saltando qualche calcolo, qualche passaggio, quindi verrà meno 1 dall'altra parte, meno 1 fratto 3 alla x, cioè meno 3 elevato a meno x, vediamo direttamente. Quindi questo qui dobbiamo farlo graficamente e lo faccio qui accanto. Allora, c'ho il grafico meno 3 elevato a meno x. Allora, 3 per 3 elevato a meno x passa per il punto 1, qui è asintoticamente decrescente. Con segno meno davanti, deve fare la simmetrica rispetto all'asse x. E quindi passerà nell'altro punto meno 1, cioè non è difficile
disegnare, non ci mettiamo a perdere molto tempo, praticamente che questo grafico qua è il grafico di y uguale 3 elevato a meno x, mentre l'altro è una retta, 1 meno 2x logaritmo di 3, una retta decrescente perché c'è il meno 2x, facciamolo magari per punti. Se x uguale a 0, y viene uguale a 1, quindi passa qui al punto meno 1, mentre questo passa per il punto 1, quindi x uguale a 0, y uguale a questo, quindi y viene uguale a 1. Invece se y uguale a 0 sarà un numero x uguale a 1 fratto 2 logaritmo di 3, un x abbastanza piccolo, sarà tipo qui per esempio, all'incirca. Quindi praticamente il grafico viene così di quest'altro, quindi questo grafico qua è y uguale 1 meno 2x per log di 3. 1 meno 2x per log di 3, abbasso un pochino la telecamera così lo vedete, ecco lì, 1 meno 2x per log di 3. Ok. Quindi adesso io voglio 1 meno 2x logaritmo di 3 maggiore di meno 3 elevato a x, a sinistra non mi interessa, perché mi interessa soltanto x positivo, quindi la retta, il y della retta deve essere sopra il meno 3 elevato a meno x, cioè la retta sopra è da 0 fino a questo punto qua, che lo scrivo con un x segnato. Con un x segnato lì, quindi praticamente maggiore di 0 è per x tra 0 fino a x segnato, in cui x segnato è un numero positivo. Non c'è bisogno che lo troviamo, è un numero, diciamo, lo studio è qualitativo, quindi non ci interessa, ce l'abbiamo nella figura, quindi all'incirca lo metto indicativamente, metto un numero qui, un x segnato qui. Ok, quindi mettendo il segno della derivata prima, avrò x fino a 0, non mi interessa. Quindi c'è il numeratore e il denominatore. Il denominatore era sempre positivo, mentre il numeratore per x fino a x segnato è positivo qui e si annulla qui, negativo a destra di x segnato. Quindi il numeratore di il denominatore della derivata prima, quindi più per più, mentre più per meno uguale a meno. E quindi la funzione cresce finché raggiunge un max in x segnato e poi dopo decresce dopo x segnato. Questa è la derivata prima. Derivata seconda qui non lo studio perché è abbastanza complicata e quindi l'esercizio lo lascio studiare soltanto la derivata prima. Quindi c'è un max nel x segnato, per esempio qui, e quindi praticamente il grafico della funzione arriverà un max qui e poi dopo tende ad andare asintoticamente là. Per capire un po' i flessi, un flesso sicuramente sarà dopo l'x segnato, c'è cioè un flesso. Invece finché raggiunge questo max in x segnato, fino a qui a questo punto, bisogna vedere, vediamo come parte la funzione. Per x molto vicino allo 0, lo vedo qui direttamente nella funzione. Qui per x vicino allo 0, tra 0 uguale a 1, quindi 1 più 1 2, il denominatore praticamente uguale a 2. Invece il comportamento è come la radice di x. Quindi come la radice di x è rivolta verso il basso, quindi nessun flesso, non c'è nessun flesso a destra finché raggiunge il max. Quindi l'unico flesso sarà questo qui, che per trovarlo sicuramente si fa uno studio un po' più approfondito facendo la derivata seconda, però io non lo faccio la derivata seconda in questo studio della funzione, quindi finisce qui questo studio di funzione numero 40. Vi
Vi invito a iscrivervi nel canale YouTube Vladimir Kosturi. Mi potete trovare anche a Facebook, sempre con lo stesso nome Vladimir Kosturi, con la pagina Facebook Ripetizioni Matematica e Fisica. E il numero di telefono 340 90 10 279, che è anche un WhatsApp. Quindi finisco qui, riprendo poi dopo altri esercizi.